Bentornati a questo appuntamento con Oxos Belfabre. Oggi faremo una lezione su generica, molto generica, su After Effects, ok? Andiamo a vedere di base come creare qualcosina, giusto per divertirci, e come gestire un testo al volo, come gestire un background al volo e come capire come funziona l'interfaccia e come funzionano i livelli, ok? Niente di... è una cosa proprio per neofiti, per cui... Per te che già conosci il software, ciao, ci vediamo più tardi. E invece per te che non lo conosci, questo è il tutorial per te, ok? Sigla! Ed eccoci qua. Allora, partiamo, andiamo direttamente su After Effects e vediamolo al volo, ok? Cambiamo la schermata. Questa cosa nuova è fighissima, eh? Transizione. Allora, questo è quello che si apre quando apre After Effects, è la schermata home, che poi si può disattivare volendo. Qui avete i progetti, gli ultimi progetti fatti, dovrebbero essere gli ultimi 10, adesso non mi ricordo. E questi sono suggerimenti di corsi, di imparare. E qui abbiamo nuovo progetto o apri progetto, ok, facciamo new project. E questa che vedrete ora è l'interfaccia base di After Effects, ok? Di fatto abbiamo il menu principale qua sopra con i comandi generali qui su questa barretta qua, ok? Poi abbiamo il Project Panel, che è il pannello principale dove avremo l'elenco degli asset e delle composition, perché si chiamano composition i progetti di After Effects, cioè il progetto After Effects, i blocchetti che contengono le cose di After Effects si chiamano composition, ok? Quindi abbiamo il Project Panels con tutto l'elenco che si formerà importando roba, dove importi le cose sostanzialmente, un po' come il bin di DaVinci piuttosto che di Premiere. Questa finestra, come vedete, si illuminano tra l'altro, questa finestra che è dove avremo la preview del lavoro che stiamo facendo, ok? E da cui possiamo aprire una nuova composition o una nuova composition da footage. Poi abbiamo questa zona qui sotto, che è la più importante, che è dove avviene la magia, che è la timeline. Questa zona qui a destra è la timeline, qui ci saranno tutti i layer uno sopra l'altro, con lettura verticale come Photoshop, o tutti i software di grafica, insomma, che si andranno ad accumulare in quest'area qua, ok? E qui nella timeline avremo invece la timeline con tutte le keyframe e le clip, ok? Questo lato qua. Sono altri pannelli che sono richiamabili tutti in maniera separata, che possiamo anche spostare e gestire dove ci pare. Per esempio questo qui lo mettiamo qua, si è aperto di qui sotto. Abbiamo la preview, il modulo per la preview, cioè per far partire le preview, il navigator, l'info, audio per vedere l'audio metering e in questo caso basta. Qui di lato invece abbiamo le libraries per prendere roba che abbiamo shareata in giro o condivisa con altri progetti che siano di After Effects, Illustrator, InDesign e compagnia, i character, cioè font e il paragraph, volendo normalmente qui sotto c'è anche la lining, tutti i pannelli che possono essere aggiunti e richiamati qui da in alto Windows, tutti questi qui sostanzialmente sono tutti i pannelli che possiamo andare a richiamare, ok? Così come anche i workspace, cioè le aree di lavoro. Le aree di lavoro sono come si presenta l'interfaccia in base a quello che devi fare, fai compositing, editing testo, editing con le limitazioni dell'editing che ha After Effects, in base a quello che ti serve tu ti puoi posizionare le cose, salvarti la tua area di lavoro e richiamarla quando ti serve, ok? In questo caso noi usiamo quella standard, che la possiamo richiamare, e voilà che mi si è ripristinato tutto. Andiamo a cominciare, come si suol dire, e importiamo la nostra prima clip, ok? Io devo tanto a Max Pagano, perché nel 2002 mi insegnò a usare After Effects quando io avevo detto ciao, non mi piaci, non sono riuscito a fare niente. E la stessa cosa mi è successa anche con Maya.
il software di 3D, l'ho aperto, ho fatto il cubo, non sono riuscito a spostarlo, ho detto vabbè, ma io non mi piace. Invece poi con Max Pagano lui mi disse: guarda, devi prendere qui, trascinare qui e da qui compare la magia. E infatti è quello che facciamo noi ora. Quindi facciamo doppio clic niente, ah sì, doppio clic, e andiamo a importarci una clip. Prendiamo questo Whisky B-Roll di cui vi metto il link qui in alto, così ve lo andate a rivedere, che va sempre bene. E me l'ha importato. Vedete qua che mi ha importato in questa zona qua il mio Whisky B-Roll. E sostanzialmente questo è il bin dove si andranno a accumulare le cose. Cioè, devo prendermi questo schermata, che non so cosa sia, speriamo che non sia roba porno. Schermata, ok. Vedete che si è accumulata qua. Voglio prendermi un file audio. Prendo questo wave e lo porto lì. Audio, ok. Che poi io posso riorganizzare comunque in folders, quindi non so, questo audio lo trascino qui in questa cartellina, creo la cartella audio, ok? Questo B-roll lo trascino, lo metto qui e lo carico la cartella video o clip, e quest'immagine PNG la trascino, creo la cartella asset immagini, o IMG, facciamo così, IMG, facciamo, clicca F1, rinomina IMG, ok? Così avete tutto ordinato. Volendo potete cambiare anche il colore. Questa linguetta la possiamo trascinare di qua e possiamo cambiare il colore alle varie folder, quindi pink, acqua e red, ok? E questo è il bin dove io carico la roba per poi usarla per fare i compositing, per fare tutto il lavoro che devo fare, ok? Come vedete qui dentro abbiamo altri parametri che sono il percorso dove si trova il file, la durata del nostro Whisky B-Roll e altre cose che adesso in questo caso non ci servono perché stiamo facendo un overview veloce e breve, perché tra l'altro nel contempo sto preparando quella più lunga, quella più incasinata che già ho fatto, però mi mandava di editarla e ho detto rifammola più breve. E questo è il caso, ok? Nel frattempo finisco di montare quella lunga. Prendiamo il nostro B-roll, creiamo la nostra prima composition. Ricordatevi questo termine perché è il modo con cui si chiamano i pacchetti di lavoro di After Effects, ok? E prendiamo il nostro file. Allora, possiamo farlo in due modi: o facciamo una composition, come dice qua, da footage, o una nuova composition dal nulla. Quindi, che significa che io posso prendere questo B-roll, questo video, trascinarlo qui su questa iconcina e mi crea una nuova composition da footage. Vuol dire che lui prende tutte le caratteristiche di dimensione e lunghezza di questo footage e mi fa la composition. Quindi, questo video dura 1 minuto 08, 1 minuto 00 e 8 frame, e infatti la composition dura 1 minuto, vedete qua, 1 minuto 00 e 7 frame, perché lo 0 il primo frame è lo 00. Oppure posso creare una composition nuova da zero, cioè proprio ex novo, quindi faccio direttamente clic qui e mi apre questa finestrella e mi dice composition name, e la chiamiamo composition di prova, ok? Basic, qui gli diamo, se selezioniamo il preset di dimensione, prendiamo un generico HDTV 1080 per 1920 16 noni 25 fotogrammi al secondo, quindi abbiamo formato, linee verticali, quindi la grandezza e il frame rate. E infatti qui poi abbiamo di nuovo i parametri: larghezza 1920x1080, pixel quadrato 25 fotogrammi al secondo, possiamo scegliere anche quale altra velocità dargli. Resolution full, perché ci dice, perché noi stiamo usando il massimo della risoluzione, ma volendo per alleggerire il computer possiamo dirgli di farla più leggera, no? Lo starting del time code lo diamo a 00 perché ci parte da 0, e la durata della composition decidiamo noi quanto darle, perché in base al lavoro che dobbiamo fare o della clip che dobbiamo importare, su cui dobbiamo lavorare, decidiamo. In questo caso mettiamo un generico 6 secondi, frame, secondi, minuti, ore. Background color perché la composition è una scatola vuota che noi andiamo a riempire, quindi
se per caso inseriamo solo un testo o una cosa che non riempie la composition, per vedere che sta su qualcosa, per vedere una preview su qualcosa, gli diamo un colore. Quindi può essere rosso, può essere quello che vi pare, gli diamo grigio e andiamo ad aprirla. Ok, vedete che la mia composition ha quel fondo lì. Avete visto in questo appena prima che vedevate dei quadratini? Perché? Perché la composition è vuota, è una scatola vuota. E per vedere che è vuota, lo vediamo con questo pulsante qui che è la transparency, ok? Questa e vediamo che qui sotto non c'è niente. Ci possiamo trascinare dentro la nostra clip, ok? Però la clip ora non sta ai parametri della clip, ma sta ai parametri della composition. Il caso vuole che sia grande quanto la clip, ma se io avevo una clip 4K e la mettevo dentro la mia composition da 1920x1080, mi avrei visto una cosa tipo questa. Così. Ok? Idem per la durata non è questa, la durata non sono 6 secondi, la durata delle mie clip è 1 minuto, come avete visto qua, no? Ok? Per cui la composition non ci serve altro, cioè è una scatola che noi, di dimensioni che le diamo noi e di una durata che decidiamo noi. Se invece crei una composition dal filmato, il filmato decide le dimensioni e la lunghezza della composition. Ecco qua, questo è già un ottimo inizio, perché? Perché abbiamo una base di clip sulla quale possiamo aggiungerci cose, che ne so, possiamo aggiungerci un nuovo livello. Per creare un nuovo livello andiamo su Layer e gli diamo New Solid e decidiamo la dimensione del solid, che può essere o grande Make Comp Size, cioè farla grande come la composition, o farla della dimensione che vogliamo. Per dire, in questo caso facciamo 500x500 square pixel. E vedete che mi ha creato questo quadrato concentrale, ma io potevo fare anche appunto una composition grande come la comp size, che vedete che cliccando l'ha preso i valori della composition ed ok, vedete che mi copre il video. Potevo farla una striscia, potevo fare quello che mi pare, sostanzialmente è un livello nuovo. Un livello nuovo che si va ad aggiungere, guardate, sopra la mia timeline, ma io la mia clip, che però poi io posso draggare, clicca e dragga e la metto sotto, ok? In base a quello che mi serve. Posso vedere questa clip qua e decidere che il suo blending lo diamo in multiply e vi vedete che mi scurisce la clip, o lo diamo in additivo. Cioè, questa funzione di aggiungere un layer colorato è perché ti permette di poi con il blending mode di cambiare la colorizzazione della clip sotto, ok? Questo vale per qualunque livello, cioè qualunque livello nuovo posso fare questa cosa qua. Anche se io prendo penso, un testo e gli metto un testo Command T, clicco testo, bla bla bla, che non è bla bla bla. E gli posso dare un colore diverso qui di lato gli do il colore diverso, guardate. Clicco e gli do un rosso. Adesso è rosso, ma io posso mettere qui, cambiare il blending mode e farlo diventare, mettere un overlay, metterlo in additivo, metterlo in multiply, capito? Per cui il fatto che sia sopra o sotto, ovviamente, come in Photoshop, se conoscete Photoshop, è perché mi permette di non solo cambiare la posizione, ma cambiare col blending mode, cambia anche il modo con cui si blenda con l'immagine sotto, ok? E in questo momento avete visto anche come creare un livello di testo sopra, avete visto? Quindi adesso abbiamo la nostra clip, un livello colore e un livello testo. Diamo un senso a questo testo, va? Doppio clic e scriviamo Osmel Fabre, ok? Un po' testo generico, ok? E lo rimettiamo in normale. Non ci piace questo multiply. No, mettiamolo normale, va? Normale, cambiamo il colore, mettiamo qualcosa che si vede di più. Clicca il testo, clicca il colore, cambia colore e voilà. E poi premi
questa freccetta qua sopra, ok, per andare a prendere il testo. E se voi cliccate qui in mezzo, lo potete spostare tranquillamente. Idem se cliccate quello sotto, vedete che si crea un bounding box intorno per dirvi seleziono questo, sì, ok, seleziono, e poi lo posso spostare, vedete? Idem per la clip, vedete questo bordino che si crea, cioè, solo andandoci sopra, poi clicchi, si attiva e la sposti dove ti pare. Ed è il testo, idem, si clicchi, ok? Ovviamente creiamo una minchiata giusto per capire come fare e vedere il potenziale. Allora, dentro qui questi livelli, vedete questi triangolini qua, ci indicano che sotto ci sono delle proprietà che puoi utilizzare. Nel testo hai la proprietà del testo e la proprietà transform, su un livello hai la proprietà transform e su una clip hai la proprietà transform, e in questo caso la clip c'è anche l'audio, quindi anche la proprietà audio, ok? Facciamo che prendiamo il nostro testo, ok? Vediamo nello specifico. Transform, che è comune a tutti, ci dice abbiamo un anchor point, che è il punto di vincolo del livello. Position, cioè la posizione del livello nella composizione. La scalatura, scale, che è la scalatura del livello nella composition. La rotation del livello nella composition e l'opacità del livello nella composition. Perché è specifico del livello? Perché, per esempio, il testo ha delle trasformazioni sue che sono che sono relative solo al testo, per cui non riguardano il livello, ma riguardano il testo nel livello della composition, ok? E così altri parametri. Andiamo a creare qualcosina di semplice. Per creare un movimento, che poi è il senso, uno dei sensi di After Effects, allora la timeline si legge in orizzontale, quindi abbiamo il secondo 0 al secondo y, dove della lunghezza abbiamo deciso. Nel nostro caso abbiamo deciso che la composition dura 6 secondi, quindi all'interno di questi 6 secondi io posso creare delle trasformazioni, dei movimenti agli oggetti, che sono questi. Ogni singolo layer è un oggetto. Per norma si parte dal punto di arrivo e si va a modificare la partenza. Perché? Perché modificando il punto di partenza prima, il punto di arrivo te lo devi cercare. Poi è ovvio che ognuno lavora come gli pare. Facciamo un caso, questo testo qui io voglio che mi finisca qua. Se io lo faccio dopo, non riesco più a centrare precisamente questo punto qua, a meno che non mi ricordi i punti. Per cui invece fisso questo punto e mi sposto nel tempo da dove voglio che arrivi o dove voglio che vada, ok? Nel caso nostro specifico, insomma, mettiamoci il secondo 3 e fissiamo questa posizione. Per farlo premiamo P sulla tastiera e clicchi, vedete che si è aperto questa linguetta con la position e questo stopwatch, questo cronometro, clicca e si crea un keyframe. Questo keyframe dice in questo punto, in questo momento, questo testo sta qui, ok? Se io posso anche spostarlo e dire, quindi mi dice che al secondo 4.06 questo testo sta qua, o al secondo 1, insomma, il keyframe ti indica che in quel punto del tempo quell'oggetto sta lì in quella posizione. Se io, vedete che una volta creato lo stopwatch rimane acceso qui di lato, ok? Qui, guardate, che rimane blu. Perché? Perché se io mi sposto nel tempo prima o dopo, posso applicare una trasformazione. Nel nostro caso lo facciamo prima, quindi andiamo al secondo 1 per dire e facciamo venire il testo da fuori, ok? Vedete che adesso io ho questa qui, il testo, questo bounding box, mi si è creata questa righina puntinata che mi dice al secondo 1 qui il testo sta qui, al secondo 3 il testo sta qui, e lo vediamo, guardate,
Per fare questa cosa qua basta che prendete questo triangolino qui del, guardate questo triangolino qua, e lo cliccate e trascinate, ok? Oppure se volete vedere la preview in movimento andate all'inizio e premete qui in alto dove c'è scritto preview il play, lui calcola i fotogrammi che gli servono e fa partire. Vedete il testo che entra? La stessa cosa vale per altre trasformazioni, quindi non so, io voglio applicare una rotazione mentre il testo entra, quindi faccio R, c'ho rotation, clicco lo stopwatch di rotation e gli dico questi sono quante rivoluzioni fa e quanti gradi ci sono, quindi posso fargli fare arrivato al numero secondo 3, gli dico fammi fra secondo 1 e secondo 3 fammi due rivoluzioni, ok? E lui così mi fa due rivoluzioni complete, quindi da 360 gradi. Guardate, secondo 1 ruota, ok? Oppure io posso dire sono due rivoluzioni più x gradi, ok? Quindi vedete, secondo 2 più arriva qui più x gradi, ok? Oppure gli posso aggiungere una scalatura S, qui la do così, quando parte e la facciamo partire da 5%, ok? Quindi vedete che come piccolina, mentre gira cresce e arrivo qua, ok? Oppure gli posso anche dare il cambio dell'opacità, della trasparenza, quindi premo la T di trasparenza, opacity, metto lo sto al 100% qua, vado a 1 e gli dico a 1 sì, fammela a 0, quindi lui qua, mentre arriva da trasparente comincia ad apparire. Se volete vederlo meglio prendete il keyframe e fate che qui parte, vedete che qui è trasparente e dal secondo 2 in poi comincia a farsi vedere finché mi arriva al secondo 3 e lo è al 100%. Tutti questi parametri valgono per qualunque layer, vale per il livello di colore, vale per il livello di video. Se io, allora, per esempio adesso io voglio vedere tutti i keyframe che ho messo nel livello del testo, premo U con la tastiera, vedete che mi mostra tutti i livelli, tutti i keyframe, così possiamo allinearlo, quindi vuol dire che io ho una trasformazione sulla position, sullo scale, sulla rotation e opacity, o meglio rotation, poi al secondo 2 comincia una trasformazione sull'opacity e al secondo 3 ho un'altra trasformazione su tutti i parametri, ok? Ovvio che andando avanti io posso fare altre trasformazioni, quindi prendo e sposto, va così, mi ruota di e diventa opaco a zero, quindi vedete, per fermarlo nel tempo qui basta che prendo questi fotogrammi, seleziono CTRL C, vado dove mi serve, fino a dove voglio che stia fermo, faccio CTRL V e lui per questo secondo qua mi sta fermo, oppure voglio che magari sta fermo solo alcuni parametri, la position, quindi CTRL C, vado qua, CTRL V e la posizione si rimane qua, quindi lui ricomincia a girare su se stesso, ok? Oppure la scalatura e l'opacità, scale e opacity rimangono uguali fino al secondo 4 e poi ripartono, vedete? Beh, qui adesso io non ho messo uno scale, facciamo uno scale qui così e vi ho aggiunto keyframe, quindi vedete fino al secondo 4 rimane uguale, poi comincia a scalare di nuovo e sparisce, ok? Questo vale per tutto, io volendo posso prendere questi keyframe qui, CTRL C, mettermi sul livello sotto e fargli fare la stessa cosa, CTRL V, nascondiamo il testo con questo occhietto qua, nascondo il testo e guardate il mio livello che fa quello che faceva prima il testo. Figo, no? Detto questo, prendiamo, non so, vogliamo fare un testo con un paragrafo? Ok, cancelliamo il nostro testo, tiriamo via i keyframe a questo qui, mettiamo a posto, seleziona, cancella
e facciamo tasto destro su position e gli diamo reset, ok? E me l'ha rimesso a posto. E mettiamoci un testo, possiamo fare un testo normale come abbiamo fatto prima, andando a prendere qui e clicchiamo bla bla bla, oppure possiamo fare un testo con incasellato, quindi clicca e trascina e lui che fa? Seleziona tutto, qui su paragraph gli diamo la paragrafazione, quindi sbandierato sinistra, centrale, sbandierato a destra, giustificato sinistra, giustificato centrale, giustificato a destra, giustificato ipergiustificato. E qui nel gruppo dei character ci sono i comandi standard, quindi la dimensione del testo, oppure la dimensione dell'interlinea, o il kerning, o il tracking, chiamatelo come tracking. Eccetera eccetera, insomma, questo per dirvi che potete gestire anche i testi qui su After Effects come se fosse come su Photoshop o Illustrator. Il vantaggio è che poi molti parametri sono animabili. Che dirvi d'altro? Ah, se io faccio delle trasformazioni, quindi torniamo indietro, CTRL Z e torniamo al nostro testo di prima. Se io Ok, fatto CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Se io voglio fare, ecco, fatta la vostra animazione, dobbiamo fare l'export, ok? L'export come si fa? Avendo selezionato qui questa timeline, quindi quest'area qui, e non per dire questa, ma questa su cui state lavorando, oppure qui sul project panel selezionate la timeline, la composition su cui state lavorando. È importante questa cosa qua perché qui lui manda in render quello che hai aperto. Qui scegli cosa mandare in render, ok? Andiamo su Composition, pre-render, e lui mi apre questa finestra Render Queue con i parametri. Best settings perché? Perché tu li dobbiamo caricare la qualità migliore del nostro video, perché magari abbiamo lavorato in maniera più leggera per alleggerire la macchina e dobbiamo ricordarci di dirgli: no, no, non farmi rendere della roba leggera, fammela al full resolution, ok? Qui l'output modulo mi dice in che tipo di file voglio, ok? QuickTime, AIFF, se ci serve solo l'audio, eccetera, eccetera, oppure una sequenza di fotogrammi con JPEG sequence o PNG sequence, quello che è. Noi qui scegliamo il formato del nostro QuickTime, lo facciamo un Apple ProRes Lite 422 Lite, e gli diciamo solo RGB. Qui l'output dell'audio e diamo l'ok. Dove lo mandiamo? Lo mandiamo sulla scrivania, per dire, ok? Salva. E facciamo render e lui mi renderizza la mia clip. Ok, andiamola a vedere, apriamo il Finder e andiamo sulla scrivania e vediamo la nostra composition. Vediamo, vedete? Adesso entra il testo e fa le trasformazioni. Sostanzialmente fa quello che le abbiamo detto di fare, il render di quello che abbiamo detto di fare. E that's it, ok? Torniamo a noi. Come avete visto, tecnicamente è facile. Fondamentalmente è l'inizio di tutto quello che potete fare con After Effects. Io nel frattempo sto preparando il corso, come ho detto, il corso molto più lungo, dove vado proprio nello specifico dei vari pulsantini, ma con questo che vi ho spiegato adesso potete cominciare a fare qualcosa di vostro, di creativo, ok? Volendo, ci sarebbero le maschere, ci sarebbero shape layers, ci sarebbero un sacco di cosine interessanti che si possono aggiungere per creare qualcosa. Però intanto per fare qualcosa di base, per capire anche come funziona After Effects, questo dovrebbe essere sufficiente. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, è stata una lezione medio lunga, sono 33 minuti, accidenti, spero di farla più corta.
Se avete curiosità, se volete sapere come funzionano alcune cose, chiedetemelo e non esitate, così almeno con i commenti facciamo salire i rating di YouTube, mi aiutate a fare tante cose più fighe, a fare tutorial più fighi, più impegnati e più lunghi. Dimenticavo, accendete la campanellina, subscribe, così vi ricevete le notifiche quando posterò altri video, e così se non posto lunedì o non posto mercoledì, sapete che il video non è uscito e uscirà appena ricevete il ding ding ding, ok? E vi abbraccio tutti e hasta la vista, ombre! Taggate, blè 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 blè.